due giorni di sciopero dei portuali il 4 e il 5 luglio per chiedere il rinnovo contrattuali e più sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa è la prima economia delle Marche. Tantissime persone lavorano qui e chiedono diritti uguali per tutti. Allora andiamo a sentire cosa ci hanno detto proprio le persone che hanno partecipato al sit-in di protesta qui al porto davanti all'autorità portuale. Lo sciopero di 48 ore, ieri il 60%, oggi intorno al 90-100% perché alcune attività hanno chiuso, altre sono diciamo con un'adesione alta. Sì, insomma, una forte adesione, le richieste più sicurezza e soprattutto il rinnovo contrattuale. Sì. Sicuramente il rinnovo contrattuale perché è scaduto il contratto al 31-12-2023. Noi abbiamo mandato la piattaforma in anticipo proprio perché volevamo un rinnovo veloce. Invece le controparti ci propongono un 11%, mentre la nostra richiesta era il 18%. Tra l'11 e il 18% c'è una bella differenza e tra l'altro molto sul welfare, poco sul tabellare. Noi vogliamo salario reale. Il 28 giugno sembrava che c'era uno spiraglio per la chiusura del contratto a livello economico, ma purtroppo alla sera si è chiuso il tavolo e aspettavamo una risposta da parte datoriale e questa risposta non è mai arrivata. Perciò abbiamo mantenuto queste due giornate con le 48 ore di sciopero e oggi siamo qua a fare questo sit-in per la protesta. Insomma, ci sono tra l'altro dei dati che dicono che il porto contribuisce per il 2,7% del PIL, quindi insomma è una fetta importante, la prima economia della regione. Ma è una fetta non importante, importantissima, perché il porto a livello regionale, come ho detto, è importantissimo. Perciò quello che chiediamo che venga immediatamente riaperto un tavolo di confronto e si spera di arrivare a un accordo.